Dio pagherà questo conto. Conosci già a memoria i versetti di Proverbi 3, 5, 7? Spero proprio di sì, perché oggi siamo arrivati all'ultimo giorno di questa serie e ti auguro di iniziare e finire ogni giorno della tua vita con questi versetti nel cuore, perché Dio è per te. Che tu sia benedetto. Anche tu stai aspettando un miracolo finanziario in questo periodo? Quando recentemente Dio ha posto chiaramente sul mio cuore la necessità di scrivere nuove canzoni, la mia prima reazione è stata: è un impegno enorme. È vero, quasi non ci crederai, ma non mi piace il lavoro che c'è dietro a una canzone. E mi diverto ancora meno a pagare tutti i costi che si accumulano durante la produzione di una canzone. Ho imparato ad ascoltare Dio, anche se non mi piace, e non ho un centesimo per realizzare ciò che Dio ha messo nel mio cuore. È un po' buffo mentre lo scrivo. Non ho un centesimo per realizzare ciò che Dio ha messo nel mio cuore. Allora, chi è che non apre gli occhi? Perché puoi esserne certo. Ciò che Dio inizia, lo finanzia. Ed è stata sicuramente una sua iniziativa a mettere questo desiderio nel mio cuore. Ecco perché amo tanto questi versetti. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie. Ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore e allontanati dal male. Mentre ti sto dicendo questo, non ho ancora le finanze necessarie per l'intera produzione, ma Dio mi ha raggiunto con il suo amore. È quasi umoristico, adesso ti racconto. È arrivata sul mio conto una donazione e ho subito pensato: sì, questo sarà per le canzoni, ma nell'oggetto ho letto: per champagne e sushi. Ho riso così tanto. È così, è Dio. Mentre tu aspetti che Lui renda possibile la realizzazione del suo desiderio, Lui sta aspettando di donarti la sua gioia. Io, donna di poca fede, avrei detto: beh, il prosecco sarebbe stato davvero sufficiente. Ma Dio voleva dirmi qualcosa attraverso questa esperienza e l'ho capito proprio in quel momento. Voglio incoraggiarti. Verifica due volte che ciò che desideri sia davvero il suo desiderio. E poi, pieno di fiducia, come dice il versetto, fai con coraggio i passi successivi, attendendo che Dio benedica il tuo progetto e anche te. Ciò che Dio inizia, lo finanzia anche. Grazie di esistere, Deborah.